Il tema della sicurezza è un tema di grande serietà, di grande importanza, che questa amministrazione ha messo tra i punti più importanti da perseguire e da affrontare. E partiamo dall'idea che abbiamo della città. Riteniamo che una città sicura è una città che è vissuta. All'interno di questo contesto, di questa idea di sicurezza, è chiaro che è fondamentale che vi sia una condivisione, un legame e un coordinamento prima di tutte tra le istituzioni e tra le forze di sicurezza stesse. Quindi mi riferisco in particolare alla prefettura, alla questura, carabinieri, polizia stradale e guardia di finanza, oltre che la polizia municipale, che è quella che fa capo al comune. È fondamentale in quella visione di città che vi sia la partecipazione e la consapevolezza di tutta la comunità, ma prima di tutto che vi siano le istituzioni che dialogano tra di loro e che soprattutto siano coordinate tra di loro. È un salto di qualità che noi che già da un anno perseguiamo in completa sintonia con Sua Eccellenza il Prefetto. Questa io la considero una giornata importante, di grande soddisfazione, perché noi concludiamo, diciamo, un primo anche risultato di un percorso avviato già negli ultimi mesi del 2009 con un comitato per ordine e sicurezza pubblica che abbiamo fatto proprio in questo comune, volto a enucleare le criticità del territorio e a cercare di costruire un progetto articolato e condiviso di prevenzione. Questo è un primo risultato, dicevo, perché questo opuscolo riassume un po' tutti quelli che sono i punti di riferimento istituzionali che coniugano gli aspetti della sicurezza urbana con la sicurezza pubblica e soprattutto mettono insieme, insomma, una squadra istituzionale che ai vari livelli di competenza agisce e opera insieme, in sinergia. Quindi camminando, diciamo, su un percorso condiviso e anche corrispondendo le informazioni che sono di reciproco interesse. È un vademecum importante perché il cittadino deve diventare anche protagonista di questo sistema di prevenzione. È questo sistema, attraverso cui si forniscono i punti di riferimento istituzionale a cui il cittadino si può rivolgere, rappresenta già un primo target utile per avere poi delle indicazioni che possono essere importanti per migliorare e rendere più efficace questo sistema di prevenzione. Il cittadino è così integra nel momento in cui diventa anche attore di informazioni importanti, perché attraverso, e non è la prima volta d'altra parte, che attraverso le informazioni che ci vengono dal cittadino, ecco, l'efficacia anche dei risultati investigativi che si riescono a raggiungere nel territorio. Come amministrazione provinciale su questo tema abbiamo lavorato in collaborazione con la prefettura e le altre forze dell'ordine affinché il comune di Argenta potesse disporre di un progetto come quello presentato oggi. L'abbiamo fatto volentieri perché il lavoro di squadra è ormai collaudato su molti temi, ma a maggior ragione su un tema importante come quello della sicurezza ci siamo impegnati fino in fondo. Ad oggi dare sicurezza ai cittadini è una delle priorità delle amministrazioni, soprattutto delle amministrazioni comunali e dei comuni. E la sicurezza è una delle condizioni indispensabili per avere una buona qualità della vita sul territorio. È chiaro che bisogna, per risolvere questo problema, pensare ad approcci nuovi, cercare di superare il modello di gestione attuale che è incentrato sul presidio fisico, quindi le forze dell'ordine con le loro persone che pattugliano e controllano il territorio. Di questi tempi diventa difficile risolvere il problema con un modello del genere, anche perché il territorio è vasto, le esigenze aumentano sempre di più e parallelamente le risorse a disposizione delle forze dell'ordine calano sempre e questo vuol dire riduzione anche delle persone disponibili e dei mezzi che possono utilizzare. In queste condizioni, se si vuole dare una risposta vincente sul tema sicurezza, è necessario rivedere il modello, vuol dire farsi sostenere dalle nuove tecnologie, installare delle telecamere, e vuol dire però anche e soprattutto farsi aiutare dai cittadini e coinvolgerli. Il cittadino deve essere consapevole che con le sue segnalazioni, con la sua attività può diventare un elemento della sua stessa sicurezza. Deve
deve essere consapevole che la soluzione del problema non è solo nelle mani delle forze dell'ordine, ma è anche nelle sue mani. Quindi deve essere un cittadino che reagisce attivamente. La squadra interistituzionale su questo tema lavora già da mesi e i dati sulla criminalità hanno visto un deciso calo con gli interventi messi in atto. Io credo che il progetto di oggi, la presentazione del libretto informativo, possa consentirci di raggiungere ulteriori risultati positivi, perché quel libretto contiene tutte le informazioni che servono al cittadino per attivarsi nel momento in cui c'è un problema. L'attivazione del cittadino di fronte al problema consente alla gente, alle forze dell'ordine, di essere dove servono, quando servono, e non solo in un controllo generico del territorio quando magari il problema capita dove loro non sono. Il libretto, tra l'altro, contiene informazioni importanti non solo per la sicurezza urbana, ma anche per la sicurezza pubblica in caso di calamità, in caso di terremoto, in caso di incidenti domestici. È un lavoro ben fatto, molto fruibile, chiaro, facilmente utilizzabile, quindi io penso che dopo la distribuzione alla cittadinanza potrà davvero consentirci di leggere dei risultati un po' più positivi.